Questa mattina Rifondazione Comunista è in piazza a Teramo con un presidio di fronte a un ex istituto scolastico che è stato abbandonato, l'Ipsia Marino di Teramo. È un edificio che esattamente 3 anni fa veniva dichiarato inagibile dalla provincia di Teramo perché non adeguato agli indici sismici di vulnerabilità. E quindi da allora questo edificio è rimasto chiuso, abbandonato al suo destino, ed è uno dei tanti esempi purtroppo dell'abbandono degli edifici scolastici che ci sono stati qui in provincia di Teramo. Sono tante le scuole chiuse e abbandonate al loro destino e nulla è stato fatto finora né per la ricostruzione di queste scuole né chiaramente per il miglioramento degli edifici. Ci troviamo oggi a fare i conti con una situazione molto grave. Secondo i dirigenti scolastici e i sindaci della provincia di Teramo mancherebbero per settembre 200 aule. Secondo la provincia se ne parla di un centinaio, quindi c'è il problema reale che a settembre mancano aule scolastiche e quindi c'è un problema relativo ai posti per gli studenti. C'è il problema delle classi pollaio che noi denunciamo da anni, quindi del sovraffollamento. È chiaro che adesso con gli effetti della pandemia tutto dovrà cambiare, quindi non sarà più possibile ammassare gli studenti all'interno delle aule per garantire il giusto distanziamento sociale degli stessi. Per questo motivo Rifondazione Comunista chiede innanzitutto che vengano rivisti i parametri delle aule, quindi che ogni studente abbia a disposizione almeno 3 metri quadrati e che le aule, le classi abbiano un numero massimo di 15 alunni. Poi siamo in piazza per denunciare il fatto che proprio mentre ci sarebbe bisogno di un grande piano per l'edilizia scolastica, per mettere a norma gli edifici, per costruire scuole nuove e sicure, il Parlamento con un voto quasi unanime, pochi giorni fa, grazie ai voti del PD e di LeU da una parte e delle destre della Lega di Fratelli d'Italia, Forza Italia dall'altra, ha regalato ben 300 milioni di euro alle scuole private e paritarie. E questo secondo noi è un fatto molto grave che denota due problemi. Il primo, ancora una volta viene calpestata la nostra Costituzione. L'altro aspetto è quello che è necessario oggi più che mai ricostruire una sinistra alternativa ai poli esistenti, quindi alternativa anche a questo centrosinistra che fa le stesse politiche del centrodestra, e quindi siamo in piazza per dimostrare che in Italia la sinistra c'è e non è quella che sta al governo purtroppo.